Ladies and gentlemen. Ciao popoli Lega Nerd e bentornato a un nuovo episodio di Popcorn Time, la vostra fedelissima rubrica del giovedì. Io sono Gabriella e come sempre sarò pronta a scovare le uscite più succulenti a prova di palati più sopraffini. Settimana molto interessante e molto particolare, perché questa volta riuscirò ad accontentarvi proprio tutti, giovani, meno giovani, amanti della fantascienza e della commedia. E sì, anche voi amanti dei manga. Arriva infatti questa settimana il tanto discusso Ghost in the Shell, primissimo live action del famoso franchise tratto dall'omonimo manga di Masamune Shirow e che ha come protagonista quella turbofiga di Scarlett Johansson. Basato sul marchio di fantascienza di fama internazionale, Ghost in the Shell segue la saga di Major, un singolare ibrido umano-cyborg a capo della Task Force d'Elite Section 9. Impegnato a contrastare più pericolosi criminali ed estremisti, Section 9 affronta un nemico il cui unico obiettivo è eliminare gli sviluppi di cybertecnologia della Anka Robotic. Ma Major arriverà al punto di chiedersi, in lotta con la sua natura ibrida, chi sia il vero nemico. Che dire, a me questo film mi gasa moltissimo e mi fa sentire un po' anche la Major de noi altri. Se non amate la fantascienza, ma preferite passare un weekend all'insegna della risata, quella più leggera e agrodolce, ma non fino a se stessa, allora il consiglio non può che non ricadere su The Most Beautiful Day, il giorno più bello. Andy e Benno sono due persone molto diverse, accomunate però da un grande male. Decisi a trascorrere gli ultimi mesi di vita al massimo, i due, racimolato con destrezza e denaro necessario, si mettono in viaggio per l'Africa alla ricerca dell'ultimo e più bel giorno delle loro vite. Un road movie costellato di gag e situazioni tragicomiche che vuole portare a riflettere sul senso della vita. Un road movie veramente divertente, ma che metterà a durissima prova quelli più sensibili. Direttamente da Venezia arriva un film molto interessante, The Journey, e che sicuramente appassionerà tutti gli amanti della politica ironica e pungente, ma soprattutto gli amanti del regista irlandese Nick Hemp. Due leader politici dell'Irlanda del Nord si incontrano a St. Andrews in Scozia per discutere uno storico accordo di pace. I due nemici giurati sono costretti dalle circostanze e dal destino a intraprendere un viaggio in macchina insieme, che sarà ricco di imprevisti. I due leader realizzeranno di non essere poi così diversi e instaureranno una bizzarra relazione di amicizia che li porterà a un'importante svolta politica. E concludiamo questa settimana nuovamente con un coming of age, questa volta però made in USA, dove figura quel gran simpaticone di Woody Harrelson. 17 anni e con uscirne vivi. Nadine e Krista sono migliori amiche, non si separano mai e cercano insieme di cavarsela nel crudele mondo del liceo. Quando Nadine scopre che Krista sta frequentando segretamente suo fratello, qualcosa si rompe nel loro rapporto. Nel giro di poco tempo diventeranno acerrime nemiche. Riuscirà Nadine a superare questi tragici 17 anni? Ah, ma perché mi state dicendo che era possibile uscirne vivi senza nessun disturbo mentale? Strano. Ed anche questo episodio di Popcorn Time è giunto al termine. Io vi ringrazio per essere stati ancora una volta con me. E se questo video vi è piaciuto, pollice in su, spammate la motore e ci vediamo per la prossima settimana. Ciao! Ghost in the Shell, prima trasposizione... No, ma che dai, Gabriella, Johanna. Ma preferite passare un weekend all'insegna della Harrelson. Dai, cancella questa... Questo episodio... Qua. 42.